Seconda Corinzi, capitolo 1, e dal terzo versetto. Signore, parla al nostro cuore. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò, se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi pure. Una consolazione abbondante, quella che l'Apostolo Paolo auspica per questi credenti, quella che lui stesso sta vivendo, in termini spirituali, semplici, alla presenza di Dio che vede innanzitutto come il Padre celeste che si cura appunto dei suoi figli. E lì in Macedonia le problematiche sono tanti, una difficoltà si somma all'altra, però arriva questo suo collaboratore prezioso, Tito, viene da Corinto e gli dice che a Corinto le cose vanno meglio, insomma, tante le problematiche di Corinto, anche le stesse, come possiamo dire, gli stessi attacchi, le stesse discordie proprio contro Paolo e il suo apostolato. Ma quello che più di ogni altra cosa conforta l'Apostolo Paolo non è nel semplice fatto che Tito gli dice guarda che a Corinto ti vogliono bene, lui gli dice a Corinto stanno maturando, stanno avanzando nelle vie del Signore, stanno crescendo nella grazia. E quindi questo sovrabbonda l'Apostolo Paolo di ogni consolazione. È molto di più per chi ama il Signore, per chi ama il suo popolo, poter sentire non soltanto Tizio, Caio, ti vogliono bene, non ce l'hanno con te, ma poter sentire stanno crescendo spiritualmente, stanno avanzando nella grazia. Allora l'Apostolo Paolo, partendo da questo sentimento, sembra quasi voler innalzare un canto sulla consolazione, sembra volerla proprio declinare in ogni modo davanti a loro per tutto ciò che la consolazione del Signore, potente, abbondante, può portare nella vita di chiunque. E benedice Dio, benedice il Padre proprio perché si accorge in quel momento più che mai che il Signore ha questa consolazione abbondante in quanto è partecipe dei problemi, delle afflizioni, delle tribolazioni di ogni suo figliuolo. Dio creatore è partecipe delle afflizioni di ogni creatura addirittura. E quindi vede questa consolazione sovrabbondante. E malgrado la distanza con la Chiesa di Corinto, la distanza da altri, l'Apostolo Paolo si rende conto di come il Signore è capace di supplire. Noi ci accorgiamo che la consolazione umana è limitata. Le parole umane non bastano e a volte non servono. Possono essere fuori luogo, potrebbero essere perfino fraintese. Poi in questo frangente, più che mai, insomma, ci sentiamo limitati, non possiamo abbracciare. Ci rendiamo conto che la consolazione a volte, no? E non solo per chi come me è meridionale, deve passare attraverso il contatto fisico. Hai bisogno di toccare una persona, di stringerla, di abbracciarla a te. In questo momento ci sentiamo quasi monchi da questo punto di vista, più che mai limitati. Ma Dio non è limitato. Consola e consola in maniera profonda, potente e sovrabbondante. L'Evangelo
ci fa scoprire e rivalutare più che mai la consolazione del Padre Celeste nella nostra vita, nella vita degli altri, perché ci fa vedere quanto il Signore ci ama, quello che ha compiuto per noi e quelli che sono i Suoi propositi per noi, alcuni dei quali chiaramente si adempiono in questa esistenza terrena, altri sono di là da venire. Ma tutte queste verità, tutta questa realtà spirituale è capace di raggiungerci ovunque, di penetrarci nel cuore e di consolare la nostra vita, di confortare, di sostenere ogni pensiero e ogni sentimento. Dio a noi ci sembrerà forse a volte strano, ma Dio è toccato da ogni dolore e partecipe. Dio non rimane distante. E vuole fare sentire la sua presenza, anche nei momenti nei quali a volte no, non si riesce a poter così dare consolazione umana. Dio è presente. Quante volte abbiamo visto in TV anche di questi funerali dove per varie ragioni nessuno poteva essere presente, a volte neanche i più stretti familiari, per ragioni di sicurezza sanitaria. Io pensavo, Dio è presente a ogni funerale. Al funerale di Mosè non c'era nessuno, ma Dio era presente. Lui stesso l'ha seppellito. I suoi familiari non sapevano e non sanno neanche dove poteva essere la sua tomba, ma Dio ha fatto andare le cose in modo da poter veramente confortare ogni cuore. Nessuno come il Signore sa prendere su di sé le sofferenze degli uomini. È una consolazione veramente abbondante, dove Dio non rimane distante, Dio non offre la sua bontà con il contagocce. Il Signore è lì, anche quando vengono meno le nostre parole. Il Signore è lì che aspetta, il Signore è lì pronto a benedire, il Signore è lì pronto ancora ad accendere la luce nel nostro cuore. Quanti episodi abbiamo nella parola di Dio dove ci rendiamo conto di come la consolazione umana aveva esaurito le sue possibilità. Però uomini, donne come noi capivano in quel momento che la cosa più importante poteva essere quella di stare vicino alle persone. In fondo consolare è questo, è stare con chi è solo, con chi è sola. Non sempre ti devi scervellare per trovare delle parole adatte o delle parole ad effetto. Poche, quelle che hai nel cuore o semplicemente la tua preghiera, quella conta molto. Poter pregare gli uni per gli altri. Pensate agli amici di Giobbe. A quest'uomo era successo di tutto. Tutte le sofferenze che potremmo immaginare nel campo fisico e materiale, nel campo familiare, lutti e tante vicissitudini. Questi tre amici si partono da lontano, si chiamano, si cercano l'un l'altro, si mettono d'accordo, si danno appuntamento, dicono andiamo da Giobbe, andiamo per confortarlo un po', per tirarlo su, ma quando lo vedono da lontano a stento lo riconoscono, è quasi sfigurato da tutta questa sofferenza e quando arrivano lì si accorgono che insomma non ci sono tante parole. Piansero con lui, stettero vicino a lui 7 giorni e 7 notti senza dire una sola parola. Poi Giobbe iniziò a parlare e forse anche a straparlare. Però in quel momento Dio diede grazia a questi uomini di capire che Giobbe aveva bisogno innanzitutto di sfogarsi e lo lasciarono parlare. Poi iniziarono a parlare anche gli amici di Giobbe e lì iniziano i problemi in qualche maniera. Ma vedete, la consolazione che ci dà il Signore è meravigliosa, è abbondante, perché passa anche attraverso la comprensione. Dio compatisce, Dio si immedesima, tanto che Dio si è fatto uomo, e come uomo nessuno si è immedesimato come il nostro Signore. Lo troviamo
alla morte di Lazzaro e troviamo che Gesù pianse. Signore, grazie, perché noi a volte sottovalutiamo questo, che la grandezza, l'abbondanza della Tua consolazione, innanzitutto è nel fatto che Tu sei con noi, Signore. Sei vicino. Ci dai la possibilità di aprirci, di buttare fuori quello che abbiamo dentro. Poi intervieni nella nostra vita. Ma innanzitutto, Signore, Tu sei con noi. Tu compatisci, Signore, Tu comprendi, Tu ti compenetri. Signore, grazie per il Tuo amore. E vedete, poi ci sono delle occasioni nelle quali davvero il Signore, proprio perché ha compatito, proprio perché ha consolato, ha rispettato il tuo e il mio dolore, poi con autorevolezza, in maniera paterna, poi sa anche correggere la nostra vita. Ci sa dire le cose che bisogna mettere in ordine, che bisogna mettere a posto. Quando ci fa volgere, cioè dalle nostre sofferenze, dice l'Apostolo Paolo, alle sofferenze di Cristo. Ci fa vedere che non soltanto il Signore è colui che soffre con noi, ma il Signore è colui che ha sofferto per noi e ha sofferto sulla croce. Perché lo fa? Perché ci deve essere questa, come possiamo dire, questo portare il nostro volto, il nostro cuore su qualcos'altro e non lasciarci concentrati sulle nostre sofferenze a piangere? Perché dobbiamo guardare a Lui? Perché se comprendiamo fino in fondo che Cristo ha sofferto, è morto per noi, allora possiamo realizzare comunione con Dio? Allora possiamo realizzare la presenza di Dio, addirittura essere il suo tempio. Il Consolatore viene a dimorare nella nostra vita e noi realizziamo abbondanza di consolazione. Alcuni si fermano lì a cercare da parte di Dio una parola, un aiuto, un refrigerio, una pacca sulla spalla, un sentire un po' della sua presenza, ma il Signore vuole andare oltre, vuole fare abbondare la sua consolazione. Ecco perché il Signore ci fa volgere alla sua opera, al suo sacrificio, e vuole che apriamo il cuore per venire a dimorare davvero nella nostra vita. E se noi sperimentiamo questo, veramente potremo realizzare tutta la grazia del Signore. Sono alcuni che in una fede così, basata soltanto sul fatto che in quel momento c'era la difficoltà, c'era l'avversità, c'era la malattia, in quel momento bisognava pregare, stringere i denti. E nella difficoltà a volte pregano pure quelli che non hanno mai pregato. E invocano e gridano e concentrano tutta la loro fede lì, in quella risposta, in quella guarigione, in quell'aiuto, in quel cambiamento. La loro fede è messa tutta lì. Perché vogliono che Dio sia con loro, ma non aprono il cuore per vedere quello che il Signore ha fatto per loro. E a volte la risposta è diversa da quello che si attendevano, non comprendono, la loro fede è stata spesa tutta lì, in quella ricerca. E se la risposta non è stata quella che si aspettavano, la loro fede va in cortocircuito, si spegne, si annulla. E questo è drammatico. Prima abbiamo sentito qualcuno testimoniare, ho avuto il Covid, ho pregato e il Signore ha risposto e noi diciamo amen. Qualcun altro può testimoniare, non per sé evidentemente, aveva il Covid, abbiamo pregato, la Chiesa ha pregato ed è morto, ed è morta. Allora cosa dobbiamo dire? Lì Dio ha risposto, mentre lì Dio non ha risposto. Fratelli, sorelle, resettiamo un po' della nostra spicciola teologia. Dio risponde sempre. A volte risponde di sì, a volte risponde di no, ma risponde sempre.
A volte risponde come io mi aspettavo, a volte risponde diversamente da come avrei pensato, ma Dio risponde sempre. E in quello che fa noi possiamo vedere sempre la sua gloria. Se la tua fede è concentrata tutta lì ad avere quella risposta, e soltanto quella risposta, certo, andrà in cortocircuito e si spegne, si brucia. Ma se la tua fede si apre anche a quello che Gesù ha fatto per te sulla croce, anche a una risposta diversa da quella che tu ti aspettavi, non potrà spegnere la tua fede, anzi la toccherà, la risveglierà, la benedirà, e malgrado le circostanze non sono state cambiate come noi avremmo voluto, tu sarai cambiato, tu sarai trasformata. E questo andrà alla gloria del Signore, sarà abbondanza di consolazione. Ecco perché l'apostolo Paolo, vedete, arriva a dire questo. Dice: fratelli, se abbondano in noi le sofferenze di Cristo, abbonda anche la consolazione. Ma se non abbondano quelle sofferenze, se non le guardiamo in maniera tale da afferrarne tutta la portata spirituale, terrena, eterna, ecco che invece la nostra fede non sarà capace di abbracciare certe cose che ci sembrano soltanto il male e l'avversità. Vogliamo davvero dire: Signore, opera nella nostra vita. E Lui lo fa. Lo fa anche in quelli che potrebbero dire: ho pregato, avevo sperato, ho gridato, ma c'è stato solo un funerale. E quindi la mia fede lì si è spenta. Lo abbiamo letto prima, che il Signore è colui che ancora viene ad accendere la luce. Proprio in questa lettera, dice tante cose sull'afflizione in questa lettera l'Apostolo. Abbiamo letto che l'Iddio creatore, che ha detto sia la luce, è colui che è venuto a risplendere dentro il nostro cuore, ha acceso la luce nel nostro cuore, per resettare le cose nell'anima nostra, per portare una nuova creazione nello spirito nostro. Cioè il Creatore è diventato il nostro Redentore. Ha portato la luce della salvezza, la luce della vita eterna, quella luce che la tua fede non aveva e non ha, quella luce che si è spenta, oh, perché la preghiera non è andata come tu volevi, mentre invece stai vedendo che qualcun altro, qualcun'altra, con la stessa esperienza, si è risvegliato, si sta risvegliando ancora, e puoi vedere che Gesù accende la luce anche nel tuo cuore. Sono esperienze per cui a volte passano mesi, anni, ma il Signore rimane lì, col dito sull'interruttore, mentre parla al cuore. E se quel cuore torna ad aprirsi, il Signore preme quell'interruttore e arriva la luce. E il Dio che disse sia la luce va a risplendere in quel cuore e in quell'anima. E c'è abbondanza di consolazione. Signore, grazie, solo Tu lo puoi fare. Vedete, l'apostolo Paolo, quando parla di abbondanza di consolazione, non sa più quale argomento prendere, perché sa che il Signore davvero sovrabbonda la sua benedizione, e sta parlando anche di quello che gli sta avvenendo a lui, nei suoi viaggi missionari, ora naufrago, ora battuto, ora imprigionato, ora scacciato, ora colpito, fustigato, lapidato. Però dice: le nostre sofferenze alla fine sono anche per la vostra salvezza, perché abbiamo raggiunto altri, il messaggio dell'Evangelo ha raggiunto altri, e quindi vedere che le anime sono salvate, crescono, si risvegliano, si riconsacrano, è una grande consolazione. E allora potremmo dire che dove l'afflizione è abbondata, la consolazione è sovrabbondata. Possiamo parafrasare ciò che parla del peccato, perché abbiamo accettato che Cristo è morto per noi sulla croce, per i nostri peccati, e quindi le nostre sofferenze non ci danno un credito davanti a Dio, no. Tanto che Lui ci consola nella sua misericordia.
non perché sta pagando una sofferenza, consola nella sua bontà in maniera immeritata, perché Dio è misericordioso, perché Dio ha compassione. Ma oltre a compatirci, il Signore ha sofferto per noi. E come fa abbondare la sua consolazione? Perché ci dà la tristezza secondo Dio. Ci fa realizzare la sofferenza di Cristo, il motivo per cui è morto sulla croce. La sofferenza, la tristezza del mondo possono portare alla morte, all'amarezza, a spegnere la fede, alla recriminazione, ma la tristezza secondo Dio porta vita e salvezza. E non c'è mai da pentirsi, non c'è mai da recriminare. Potremmo sempre dire: è stato un bene per la mia vita, Signore. Grazie perché tu sei venuto ad accendere la luce. Non c'è mai da pentirsi. Se abbonda l'afflizione, Dio è fedele, Dio è buono, abbonda la consolazione. Anche in momenti nei quali, come magari potresti vivere tu, in cui sembra che abbondano le sofferenze di Cristo, cioè che certi problemi, certi guai, certe avversità, certe afflizioni, tu le passi, tu le provi, proprio in quanto credente, proprio in quanto cristiano, cristiana. E a volte potrebbe, insomma, venire il pensiero: se ne vale la pena. Certo che ne vale la pena. Col Signore ne vale la pena sempre. Ci sono dei momenti nella nostra vita, almeno nella mia vita, rispetto a tante sofferenze, incomprensioni, a vedere appunto la cattiveria umana, verrebbe il pensiero: ma chi me lo fa fare? Ma se abbonda la sofferenza di Cristo, abbonda anche la consolazione del Signore. Ecco perché abbiamo questa possibilità di poter rimanere in comunione con Lui. L'Apostolo dice: questa consolazione sovrabbonda in voi, non solo perché vi fa realizzare la paternità di Dio, non solo perché vi fa realizzare la salvezza, la luce della vita eterna, ma anche perché vi rende capaci di sopportare problemi, sofferenze, tribolazioni, e di sopportarle nella maniera migliore. Sopportare, sapete, indica il fatto che tu quella sofferenza non la stai subendo passivamente, ma in qualche maniera tu la stai scegliendo attivamente, la stai affrontando in maniera fruttuosa. L'espressione indicava chi trasportava qualche cosa, no? Sopportare, portare sopra, chi si faceva, per così dire, da traino, e indicava il fatto che chi era dentro una sofferenza non era lui condotto dalla sofferenza, perché la sofferenza ci può portare all'amarezza, pure alla bestemmia, era lui che conduceva la sofferenza. Era lui che portava quella sofferenza, perché vedeva uno scopo, aveva una meta, non la stava subendo, la stava affrontando spiritualmente. E l'Apostolo Paolo ne è la prova, perché inizia col dire: benedetto sia il Dio di ogni consolazione. Quella sofferenza, quel patema d'animo, non lo ha condotto chissà dove, in qualche baratro, ma lui ha condotto quell'afflizione a benedire il Signore e a portare anche gli altri a glorificare lo stesso Padre, lo stesso Redentore. Che voi possiate sopportare ogni afflizione, affinché non sia l'afflizione a trascinarvi chissà dove, nei pensieri, nelle scelte, nelle reazioni, ma siate voi consolati, anche perché vi rendete conto che c'è un piano e che potete soffrire in vista di qualcosa, di altro e anche di altri. Come qui l'Apostolo Paolo dice: io sopporto, io accetto queste cose, le scelgo nonostante tutto, perché sono per la vostra salvezza. E voi Corinti, che state crescendo, sopporterete delle cose per amore degli altri, per il bene degli altri, che innanzitutto è per amore del Signore che ha fatto tutto per noi. Vedete come Paolo riconcilia tutto e tutti
con la consolazione del Signore. A te può sembrare strano che sei nel dolore, nell'afflizione, nella sofferenza, lancinante. E se Dio ti chiedesse o ti aiutasse, o diciamo meglio, ti desse l'onore, il privilegio, in questo momento nel quale tu non aspetti altro che essere consolato, consolata da altri, una parola, un gesto. E se Dio desse a te la possibilità di essere tu a consolare altri? Sai cosa accadrebbe? La tua consolazione sarebbe sovrabbondante. Mentre proprio tu, che hai bisogno di quel conforto, forse proprio perché stai passando quella cosa, sarai di conforto agli altri. Questo ha in mente l'Apostolo Paolo per i Corinti e per chi l'ascolta. Il problema è che a volte alcuni non si lasciano consolare, non si lasciano confortare nelle vie di Dio, vogliono essere compatiti nelle loro idee, nel loro peccato a volte perfino, perché vogliono sempre girare intorno a se stessi, non uscire fuori mai dal guscio dell'egocentrismo, anche se lo chiamano in tanti modi, lo valutano con tante formule, ma quello è. E queste persone, rifiutando la consolazione di Dio, cosa devono avere? Una consolazione umana, ma è una magra consolazione. Noi vogliamo un'abbondante consolazione. Perché guarda che se rifiuti la consolazione di Dio, poi di cattivi, di molesti consolatori è pieno il mondo. Bisogna fare attenzione. L'Apostolo Pietro lo scrive, esorta i credenti della diaspora, quando dite: sappiate, fratelli, che certe afflizioni sono sparse anche per il mondo, certe cose le passano tutti, è un momento di persecuzione e di difficoltà per tutti. State attenti a non cercare solo consolazioni umane, a buon mercato, a non sentire così soltanto quello che avete piacere di sentirvi dire, perché l'avversario va attorno come un leone ruggente. Prima ti accarezza e poi ti divora. Prima ti dà ragione e poi ti fa sprofondare. Quindi vogliamo fare attenzione. Dove, come? Cerchiamo consolazione. Non sia mai nel luogo sbagliato, fra le braccia sbagliate, con le parole sbagliate. Gli amici di Giobbe, sì, poi furono un po', come potremmo dire, fermi, quasi oppressivi con Giobbe, a dire: apri l'armadio che c'è lo scheletro nascosto. Però vorrei anche spezzare una lancia a pro di questi amici di Giobbe, che spesso li facciamo viola e neri. Avevano capito questo, quello che poi il Signore con le giuste parole farà in maniera santa. Loro, pur sbagliando, avevano capito che in certi momenti non basta che Dio sia con noi. Noi dobbiamo capire quello che il Signore ha fatto per noi. Non basta che Dio soffra con noi. Dobbiamo capire cosa significa che il Signore ha sofferto per noi, per la nostra anima. E se non apriamo il cuore, il cerchio si stringe, rischiamo di non saltarci più fuori, giriamo intorno alle nostre sofferenze. Alcuni sono mesi, sono anni che girano intorno alle loro sofferenze, ai loro problemi rispettabili, ai loro lutti ancora più rispettabili, però non ci sono mai saltati fuori, perché non hanno smesso di guardare alle loro sofferenze, che da un punto di vista umano non c'è nulla di più normale e di più comprensibile, ma da un punto di vista spirituale tu non puoi soltanto guardare alle tue sofferenze, devi iniziare a guardare nel giusto modo, aprendo il cuore, alle sofferenze di Cristo, alla croce, a colui che è morto e risorto per te. Quella sarà la tua guarigione, sarà la tua abbondante consolazione. Perché ogni tanto arriva una bella parola, arriva un bel gesto, certo che ci fanno piacere. In momenti in cui a volte le prendiamo da tutte le parti, come si suol dire,
quel fratello, quell'uomo, quella donna, una buona parola, un gesto, un incoraggiamento, saranno un bicchiere d'acqua fresca, ma qui stiamo parlando di una consolazione abbondante, gloriosa, piena, che viene soltanto da una perfetta comunione con Dio. Cioè dove noi abbiamo aperto il cuore, tutto il cuore, alla sua parola e alla sua presenza. Allora, vedete, potremmo realizzare anche l'abbondanza della consolazione, dice l'Apostolo, perché dinanzi a certe cose che non hanno spiegazione, che non hanno adesso una risposta, noi abbiamo la speranza della gloria eterna. E sappiamo che lì stiamo andando. Abbiamo letto anche questo stasera, che in certi momenti quell'afflizione perde peso. Pesa di meno sulla bilancia della mia vita, delle mie scelte e delle mie reazioni. Sono dei momenti in cui l'afflizione pesa molto, condiziona molto la vita. Forse sto guardando troppo alle mie sofferenze, a quello che di male mi hanno fatto gli altri e poco al Signore. Ma quando alzo gli occhi in alto, quando guardo alle cose che non sono per un tempo, ma guardo alle cose eterne, allora quell'afflizione perde peso, come qualcosa che va perdendo tutti i suoi liquidi, diventa leggera perfino quell'afflizione, mentre invece prende il sopravvento, sovrabbonda la consolazione del Signore, perché stiamo guardando a ciò che è eterno. Solo il Signore può farci vedere queste cose, può darci come una speranza certa, sicura. E allora sappiamo che qui sì, siamo ancora in un tempo in cui c'è da piangere, c'è da soffrire, c'è da stringere i denti, c'è da incassare i colpi, c'è a volte da affliggersi per tanta cattiveria, per l'odio che non vorremmo ci fosse mai in certe persone, ma così è. Dobbiamo accettarlo. Però sappiamo che un giorno nella gloria, e lì stiamo andando grazie a Dio, è scritto che Dio stesso sarà con noi, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Vedete la differenza? Non soltanto Dio deve essere con me, con te, ma deve essere il mio Dio, il tuo Dio. Allora quella luce non si spegne neanche con la morte, perché Gesù l'accese ed è vita eterna. E allora, dice Giovanni nell'Apocalisse, e allora Dio asciugherà ogni lacrima. Lì non ci sarà più la morte, non ci sarà più cordoglio, nessuno ti dovrà fare le condoglianze, nessuno potrà soffrire con te, basta il cordoglio. Non ci sarà più nessuna sofferenza, non ci sarà nessun dolore, nessuna pena, perché Dio avrà fatto ogni cosa nuova. Ma in attesa di una nuova creazione, noi vogliamo essere e vogliamo rimanere delle nuove creature. Il Dio, il Padre della vera consolazione, di ogni consolazione, ti sta chiamando a salvezza, a risveglio, e soprattutto ad abbondare nella consolazione. Apri il cuore stasera. Apri il cuore stasera. E lo riceverai. Se vuoi piena consolazione, apri pienamente il tuo cuore. Non c'è altra ricetta. Non mi voglio scervellare a cercare delle formule di conforto particolari, ma sarai consolato, sovrabbonderai nella consolazione, anche per essere, abbiamo letto, di consolazione agli altri, perché abbiamo trovato adesso delle parole adatte, perché posso dire a quella persona: ci sono passato anch'io, a volte vedo delle persone piangere, delle persone tristi, lo so, lo capisco, ci sono passato davvero, ma non glielo dico, non serve dirgli: sai, io ho passato questa stessa cosa. Non serve in quel momento, non è quello che potrà consolare. A volte anche le persone guardando a noi potrebbero dirci: tu mi vuoi consolare? Passa attraverso la mia stessa sofferenza,
in modo da consolarmi. Non accettiamo queste sfide, non è a questo che Dio ci chiama. Ci chiama a sovrabbondare nella consolazione che viene dalla fede in Cristo, affinché chi ci guarda, invece di chiedere a noi di passare attraverso le loro stesse sofferenze, chiederà a Dio di avere la stessa fede, di passare attraverso la stessa relazione con il Signore. Quella è la nostra testimonianza. Quando gli altri, anche se tu starai zitto, anche se tu starai zitta, potranno chiedere al Signore di avere la tua stessa fede. E allora ci sarà abbondanza di consolazione. Alziamoci in piedi, cerchiamo la sua faccia.